Buongiorno. Mamma dorme ancora. Eccoci qua, facciamo colazione. Ti do un pezzettino di nastrina, un attimino. Brucia. Brucia, brucia. Buona la nastrina. Buongiorno, mamma mia, che muso, che capelli. Regà, è tornato un caldo allucinante. Prima delle ferie c'era una temperatura quasi autunnale e primaverile. Siamo tornati caldo, ma caldo, 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 un'altra volta. Oggi è il 21 di agosto. Samuele finalmente è tornato dalle vacanze qualche giorno fa. Siamo tornati anche noi. Me lo sono goduto un po'. In vacanza, come sapete, preferisco godermi il momento e non riprendere. Insomma, scelta mia personale. Mi sono goduto anche qualche giorno Samuele. Ci siamo voluti gli ultimi giorni di ferie, diciamo, del mio compagno, è rientrato stamattina e quindi diciamo che stamattina inizia un pochettino la routine e niente, siamo qua, io e Popolino, che facciamo colazione. In vacanza, non so se l'avevo detto, siamo stati a Rimini, ma avevo già detto sì perché è stata una cosa last minute e niente, siamo stati bene. Il mare non è come quello della Toscana, sono più attrezzati, costa molto meno, però ecco, la spiaggia di Rimini è molto lunga, cioè mentre in prima fila a Follonica eravamo a riva, in prima fila comunque dovevi farti chilometri per andare a fare il bagno. Quindi con i piccoletti un pochettino scomodo, perché poi a una certa ora la sabbia brucia. E nello stabilimento dove eravamo noi c'erano 30 file di ombrelloni. Però siamo stati bene. Ancora? Questo mi mangia tutta la nastrina. Programma della giornata. Non lo so, devo chiamare le poste perché rientro nel bonus spesa, quello in base all'ISE del comune, solo che sono andata alle poste a ritirarla ed erano terminate. Quindi devo fare un giro di telefonate per le poste e capire se sono riarrivate. E poi oggi alle 3 ho l'ecografia. Quindi vedremo anche baby fagiolina. E niente, ora facciamo di fare colazione. E sistemo un po' casa, volevo cambiare un po' le lenzuola. Non lo so, vorrei fare domani perché non ho voglia. Ma domani ho tutto il giorno anche la mia nipotina. Quindi non lo so. Ok, le poste centrali non mi hanno risposto, ho fatto un giro di telefonate in tutte le poste della città. Ne ho trovato uno disponibile, che ne sono rimaste 3 o 4, non le possono mettere da parte. Ora Samuele dorme ancora, do una breve ricettata a casa e poi lo sveglio perché dobbiamo andare urgentemente a prenderle. Saluta mamma, che è da tanto che non ti vedono. Ecco mamma, ora andiamo alle poste. Siamo tutti pronti, mi sono infilata un vestitino e qui c'è i bimbi e ora scendiamo. Saluta. Ciao. Leo, un attimo, bravo Leo, ciao. Io ora quanti sono? Qualche spicciolino. Vai, dondola Leo, vai. Mamma, mangio tutto.
Maccio, maccio, ma... Allora che ti fai male, posa. Che si passa 5? Piano. Allora, dopo le poste siamo venuti in centro, abbiamo fatto un abbiamo po'... Abbiamo speso 80 euro. Di danni. Perché io ho preso una maglietta di Lebron James con tutti i personaggi. Dei Looney Tunes. E anche, ho preso anche una torta con i Looney Tunes. Vai. Quindi... che mi servivano i body, poi per quanto riguarda il vestiario li avevo già comprato da Primark e abbiamo ho anche cose di Samuele di quando era piccolino e poi abbiamo preso anche un completino che forse metteremo quando nasce, sarà il primo completino, dopo ve lo faccio vedere. Ok, sono qui perché è l'unico angolo un pochino più ciao ragazzi alla luce, aspettate perché c'è, batte, ora batte il sole comunque, quindi lascio solo l'angolo della cucina, ma comunque chiudo il balcone. Vi faccio vedere le cosine che ho comprato per i bimbi. Allora, Samuele si era innamorato di questa felpa. L'ha presa l'OBS dei Looney Tunes. E gliel'ho comprata. È una felpa leggerina, abbinata a questa magliettina qua, sempre dei Looney Tunes. Poi per Leo sono a posto, come vi dicevo, mi mancano solo un po' di body intimi e infatti ne ho presi due. E per la piccola ho preso la Chicco questa tutina carinissima con i voilà. C'è anche le ballerine, diciamo, incorporate e la cuffietta abbinata, quindi penso che gliela metterò appena nasce, ho preso la taglia un mese. E niente, raga, caldissimo, è l'una, abbiamo fatto tardi, ora mi metto su a preparare il pranzo, mi devo sbrigare perché poi alle 3 devo anche stare nella lavatrice. Tutto di corsa, il mio compagno ha preso la moto perché poi va dritto al lavoro, scusate se anche prima vi ho staccato praticamente così a brutto muso, ma mi ero accorta dell'orario che era tardi e niente, ora andiamo a vedere come sta la bimba. Mamma mia raga, che caldo. Oddio, comunque sono tornata a casa, c'erano i miei suoceri qua con i bimbi, sono le 4:15, i bimbi hanno già fatto merenda, hanno finito ora, e io ho messo un attimino Leo sul tappetone con i cartoni che voglio mangiarmi anche una pesca fresca, fa troppo caldo. Comunque l'ecografia è andata bene, la piccola pesa 103 grammi, il cuore batte tutto a posto, la placenta un po' bassa, e però mi chiedo di non preoccuparmi, potrebbe rialzarsi diciamo nel corso della gravidanza. Sono nella 16ª settimana, io ve la faccio vedere, eccola qua, sembra uno sgorbietto, sembra proprio brachitica. Comunque qua sta bene, è una fugoletta. E Leonardo invece dall'ecografia già era, sembrava proprio, non lo so, un principino. Ora non so se ero, forse perché ancora presto, non ricordo, perché poi uno si dimentica queste cose. Però ecco, tutto bene, meno male, sono contenta perché ero un po' in ansia, sono sincera. Con questa gravidanza ogni volta che devo andare dal ginecologo la vivo un po' male, non male, però nel senso sono un po'... stavo per dire una brutta parola, mi era cascata la pesca per terra. Insomma, data la minaccia d'aborto precedente, sono un po' sempre preoccupata, più che altro perché in questa gravidanza non ho assolutamente sintomi
la pancia, ok, diciamo sta crescendo, però al di fuori di quello è la stanchezza, ma quello è perché anche stai dietro casa, i bimbi, Leo che piccolino ancora non mi fa tutta la notte, insomma penso sia più che normale. E niente, però sono contenta che sia tutto, insomma, che vada tutto bene, ecco. Quindi penso che ora mi convinco anche a fare il post su Instagram. Voi direte, l'hai annunciato su YouTube, che comunque ti segue un botto di gente. Diciamo che su YouTube mi segue sì un botto di gente, ma un botto di gente, diciamo, virtuale. Che anche magari se ci possono essere le male lingue, chi fa il commento sgradevole o fa l'impiccione, insomma, alla fine sono, diciamo, non so, prendetelo con le pinze, diciamo persone virtuali, ecco, che comunque non vedo per strada, non sono a stretto contatto, non conosco, cioè siete così, siete amici virtuali per me. Mentre su Instagram comunque l'80% delle persone che mi seguono sono persone, chiamiamole reali per modo di dire, o comunque gente che vedo per strada, che mi conosce bene, ecco, diciamo che quella fetta di gente che magari mi conosce seriamente, mettiamola, non so se avete capito il succo del discorso, ecco, quella gente ancora non lo sa. Perché al di fuori di voi, perché alla fine delle persone reali che mi seguono su YouTube sono veramente pochissime. Ecco, chiaramente ancora non lo so, a parte amici, stretti amici e parenti. Comunque ora mi mangio una peschetta. Samu si è chiuso un pochettino in camera, che ha detto che ora vuole stare un po' in santa pace, perché oggi Leo ci ha dato un bel po' da fare. E niente, poi più tardi quando fa meno caldo, se mai, ora te la faccio assaggiare, si va un po' al parco, ora non lo so, fare due passi, dovrei anche ritornare in centro alla Chicco perché mi sono accorta che la tutina che ho preso è la taglia 3 mesi, quindi la devo cambiare in una taglia 1 mese. E niente, mi devo, però oggi non vorrei prendere la macchina. Quindi ora vedo quando andarci, però ci devo andare per forza, perché mi serve per l'ospedale, mi serve la taglia 1 mese, che poi la Chicco comunque la taglia 1 mese è grande. Vabbè. A dopo. Chi è che mi ha mangiato tutta la pesca? Ancora? Popolino? Ti piace bene la pesca, eh? Ma posso mangiarla un po' anch'io? È un cavallo? No. Comunque ormai ha preso velocità nello strisciare. E ora inizia a fare danni. Mentre mi rilasso un pochettino, perdonate. Volevo sapere se vi poteva interessare magari un video in cui vi parlo magari del... Dato che sono nel secondo trimestre, fare il video tipo ogni trimestre e insomma parlare un po' della gravidanza in generale e magari mettere a confronto comunque le mie 3 gravidanze. Fatemelo sapere nei commenti, che se vi può interessare lo giro tranquillamente. Leonardo prima o poi quella cornice penso la rompa. Per fortuna è tutto, cioè, plastica, in teoria non si dovrebbe rompere niente. Ok ragazzi, sono fatte le 5:30, porto i bimbi a fare una passeggiata perché almeno Samu si stacca davanti soprattutto ai videogiochi e tengo un po' a badare che mi scodinzola per tutta casa tipo cagnolino, almeno li distraggo un pochino. E noi siamo chiusi in casa anche se mi sta pensando uscire perché ci sono letteralmente 35 gradi in questo preciso istante e le ore più calde sono finite, ma c'è l'allerta caldo tutta la settimana e ha messo giornate più calde in assoluto, insomma questo fine settimana, con dei picchi di 38-39 gradi, quindi
mi sta letteralmente pensiero, ma ho visto che è l'ultima settimana di caldo, della settimana prossima poi dovrebbe abbassarsi la temperatura, io ci spero perché insomma ormai basta caldo, ormai è finita l'estate. Quindi niente, spero che questo vlog, non so neanche cosa sia venuto fuori, vi sia piaciuto. Leo sta sfasciando tutto il tappeto con i giochi. E niente, ci vediamo a un prossimo video.